Ciao, sono Diego Pizzaghello del team di pesca dalla barca. Oggi io e Franco Nostrini, pluricampione mondiale della tecnica di canna da natante, andremo a divertirci pescando palamite. È una pesca molto divertente e molto rapida. Uno dei punti fondamentali è che dovremmo rincorrere i pesci cercando di trovarli in superficie. Il contatto diretto con la preda, anche visivo, aggiunge emozione alla pesca. In questa uscita sarà indirizzata prevalentemente alle palamite, un pelagico della famiglia degli sgombri, che insomma si trova facilmente su tutte le coste anche nell'arco di tutto l'anno. Utilizziamo per questa tecnica artificiali presi a prestito dal jigging. Sono artificiali in lega metallica con baricentro posteriore, dei semplicissimi pesciolini in grammatura dai 20 ai 40. Li utilizzeremo usando prevalentemente la tecnica dello spinning, con un doppio vantaggio però. Il peso dell'artificiale è abbastanza elevato e quindi ci consentirà lanci lunghi e precisi. E poi, grazie al peso specifico dell'artificiale, avremo la possibilità di affondarlo a nostro piacimento. Quindi, quando avremo il pesce in mangianza in superficie, potremo lanciarlo sulla mangianza recuperandolo velocemente e lo faremo lavorare in superficie. Nel momento in cui la mangianza scende, noi lasceremo scendere l'artificiale e li inseguiremo fino anche a 20-25 metri di profondità. In questa pescata metteremo a confronto due diversi materiali. Avremo una canna in pesca con multifibra in bobina e l'altra canna in pesca con nylon in bobina. Utilizzeremo però sempre canne lunghe e abbastanza morbide che ci consentiranno di lanciare più distante e anche di governare il pesce, perdonandoci qualche piccolo errore di chiusura di frizione. Una canna morbida potrà anche ammortizzare una fuga violenta del pesce. Il consiglio che posso dare a tutti oggi è quello che darò sempre: cerchiamo di pescare dove ci sono i pesci. Questa pesca abbiamo il vantaggio di poterli vedere con l'aiuto dei gabbiani, inseguiremo quindi i caroselli dei gabbiani per trovare i pesci. Eccola! Doppio strike. La palamita è un pesce molto combattivo, come dicevamo, ma anche molto sospettoso, il che implica l'utilizzazione di terminali non troppo spessi. Come vedrete nell'immagine, l'uso della frizione in questi casi diventa vitale. Useremo terminali anche dello 0,25 e quindi sarà importantissimo dedicare molta attenzione al recupero, nel senso frizione libera, pesce che possa fare le sue fughe liberamente e senza essere troppo forzato.
questi sono gli artificiali che ho usato questa mattina, li ho usati a palamite. È un ibrido, una pesca che non è facile definire. Possiamo definire tra un misto, tra un light jigging e uno spinning. Gli artificiali sono sempre della proporzione del pesce foraggio. Non bisogna spaventarci a mettere un artificiale grande se le palamite mangiano pesci grandi o viceversa. Mi sono trovato a pescare con artificiali da 30 grammi su tonni anche da 25 kg. L'importante poi è l'amo che sia proporzionato. Secondo me è fondamentale quindi la dimensione e il colore dell'artificiale. Ovviamente sulle mangianze di pesce azzurro è scontato dire che il pesce azzurro, l'artificiale di colore azzurro, pesca benissimo. Ma grosse soddisfazioni le dà sempre anche il colore rosa. È un classico, ma funziona sempre. Terminale non è così scontato. C'è chi pensa che nel jigging sia ugualmente catturato il terminale grande da quello sottile. Noi abbiamo colto la differenza da un terminale dallo 0,25 allo 0,35 e a boccate si dimezza. Queste sono osservazioni fatte sul campo, non c'è una regola. Riporto solo quello che ho notato in diverse ore di pesca. Niente, questa abbiamo visto, è una pesca che funziona benissimo sia quando il pesce schiuma a galla, perché siamo velocissimi a raggiungerla con l'artificiale e arriviamo nel punto giusto, lo facciamo muovere in superficie, sia quando il pesce finisce, diciamo, la grossa bollata, il pesce tende a scendere e noi lo inseguiamo con una grammatura forse leggermente più pesante e sempre l'ausilio del multifibra in bobina. Multifibra in bobina che è micidiale dai 40 grammi, 45 in su. Con artificiale di una grammatura inferiore funziona benissimo anche il monofilo. Come diceva Franco stamattina, il monofilo dà una movenza diversa all'artificiale. Non avendo il peso specifico sì è alto, ma la dimensione è abbastanza lunga, ma l'artificiale è piatto. Di conseguenza non precipita, quindi essendo leggero il monofilo ci aiuta nel dare il movimento più naturale. Poi ognuno può interpretarla come crede. Sono scelte. Ho pescato anche con artificiale da 150 grammi sui tonni, come ho pescato artificiale da 30 grammi sui tonni. Ripeto, secondo me è fondamentale capire cosa mangia il pesce in quel momento e che cosa cerca. Non ci sono segreti.